presentare il libro del generale Roberto Vannacci con 2N, 2C e tanti applausi anche in questo caso. Oggi il protagonista è lui. E questo libro vale la pena davvero di leggerlo. Dopo il primo, che ha fatto impazzire Repubblica e compagnia, ma qui c'è un'avvertenza in più che Vannacci fa al lettore sin dall'inizio, perché avverte che se stavolta si è scocciato veramente e mette tra virgolette: se ne consiglia la lettura ad un pubblico adulto e maturo in grado di comprendere gli argomenti senza snaturarli. Io questo l'ho mandato stamattina a Calenda. Generale, lei teme nuove strumentalizzazioni? Il coraggio non vince più? No, intanto grazie per questa serata, grazie al dottor Storace, grazie a chi ci ospita in questa sala e grazie a tutti voi che siete qua numerosissimi per la presentazione di questo libro. Diciamo che non dovrei più avere timore di nuove strumentalizzazioni, perché sono talmente tante quelle fatte sino a oggi che spero che si siano esaurite. Quindi con questo libro offro una sorta di chiave di lettura, la chiave di lettura, perché avendo scritto il precedente almeno mi arrogo il diritto di sapere come lo si interpreta, togliendo i dubbi che eventualmente a qualcuno, o perché non ha letto il libro, o peggio, in malafede, sono venuti. Quindi questo è quello a cui mi riferivo e comunque no, io la ringrazio per aver mandato questa missiva alla persona, spero che dopo che l'ha letta... Dirà che non l'ha capita. Probabilmente. Allora, cercheremo di andare un po' veloci tra domande e risposte per far emergere sempre di più i contenuti. Questo è un libro, io l'ho letto in 3 ore domenica, è un libro tra guerra e TV, perché l'alternanza anche di capitoli è molto bella come scelta, e se io fossi un regista farei un film intitolato Il soldato popolare, perché è veramente una bella storia. Ecco, lei tiene da matti alla definizione di incursore, se l'è conquistata, ma è un privilegio tutto suo e si può spiegare ai giovani? Sì, certo. Allora, non è un privilegio tutto mio, ci sono altre persone che svolgono il mestiere, la missione di incursore, lo fanno con grande passione e con grandi risultati. L'incursore è un militare che è particolarmente addestrato, per dirla con un termine vannacciano, a fare la guerra al contrario. Nel senso che applica... Che va nelle televisioni rosse... Più o meno, diciamo che applica quelli che sono i principi della guerra... in una maniera molto originale, tant'è vero che si definisce come esperto in operazioni non convenzionali. La non convenzionalità sta proprio in questo, no? Generalmente l'arte della guerra si articola applicando dei principi, il principio della massa, della concentrazione degli sforzi, tutta una serie di altri che adesso non vi sto ad annoiare. Ecco, l'incursore invece agisce generalmente dal debole al forte, quindi agisce per piccoli nuclei, contro obiettivi estremamente importanti e quindi che per definizione sono ben protetti, e teoricamente, analizzandolo in questa maniera, dovrebbe essere un perdente. Dice: ma come? Il più debole che attacca il più forte perderà sempre. E invece no, proprio perché è addestrato a tecniche particolari e procedure, generalmente riesce a sopraffare colui che si difende in maniera molto più consistente. Però per sopraffarlo deve essere non convenzionale, attaccare quando il difensore meno se lo aspetta e soprattutto essere molto rapido. Perché più si dilata il tempo e più quella che lui riesce a guadagnare, la superiorità relativa, va a decadere. Quindi, per fare degli esempi pratici, gli incursori di marina che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno affondato le corazzate nel porto di Alessandria, la presa del forte di Ebene Mael da parte dei paracadutisti ed incursori tedeschi, queste sono le operazioni, tra virgolette, più conosciute di coloro che si dedicano al combattimento non convenzionale. Quindi diciamo che quello che ha detto lei adesso, la rapidità, è l'effetto sorpresa. Tenete presente questa immagine fra qualche settimana o fra qualche mese, quando la famosa domanda che tutti gli fanno troverà finalmente risposta. Allora, nel libro, in generale, anche lo stile è militare, perché ho trovato frasi secche,
mai quelle lunghissime che ti annoiano e ti fanno perdere tempo nella lettura. E a un certo punto immagina la TV come se fosse alla corrida, nella parte del toro però. Sì. Sì, perché questo rappresenta lo stato d'animo che ho provato la prima volta che mi sono trovato in uno studio televisivo. Un ambiente che non conoscevo, non riuscivo a riconoscere le varie figure che giravano intorno, sapevo che mi recavo in un posto dove qualcuno sicuramente non mi voleva bene, non aspettava altro che mettermi sotto torchio, e quindi mi sono sentito un poco come il toro che si appresta ad entrare nell'arena, e quindi ho fatto il paragone con Cavaradossi della Tosca che... Insomma, allora, si presenta di fronte al plotone di esecuzione, peccato che però il risultato non sia quello che si aspettava. Si suicidano loro, diciamo. Poi c'è una serie di frasi che io voglio portare alla vostra attenzione. Si sente bene l'amplificazione, perché alla 40ª fila non ho sentito l'applauso. Allora, a un certo punto lei chiede, ma voi siete convinti che le differenze non esistano o volete eliminarle? È profonda come riflessione. No, è profonda perché tutto il libro Il mondo al contrario è un elogio delle differenze, perché io sono effettivamente una persona che adora la diversità, contrariamente a come mi hanno definito come omofobo e razzista, cioè una persona che teoricamente odia le differenze. Invece no, io le adoro e ritengo che il mondo si muova grazie alle diversità e alle differenze, sia da un punto di vista fisico. Il signore con il flash ha il flash che si accende perché c'è una differenza di potenziale. Se non ci fosse questa differenza, il flash si spegnerebbe. Il vento fuori c'è grazie a una differenza di pressione. È uguale dal punto di vista sociale. Tutte le grandi rivoluzioni, tutti i grandi cambiamenti nella vita dell'uomo sono stati innescati dalle differenze. Se noi azzerassimo differenze e diversità, piomberemo nell'apatia totale. Non si muoverebbe più nulla. E ricordo che differenze e diversità non hanno una connotazione positiva o negativa, ma sono semplicemente il riconoscimento delle caratteristiche peculiari di ognuno di noi, di cui dobbiamo andare fieri, di cui dobbiamo avere orgoglio e soprattutto le dobbiamo esaltare. E questa è la grossa differenza che c'è tra differenza e discriminazione, che invece si basa sui diritti e sulla dignità. Due cose totalmente diverse. Liquidiamo con due cose che subito le tirano fuori ogni volta che va a parlare con un giornalista. Due frasi del libro: ho comandato gay e lesbiche, e poi al suo bel matrimonio in Italia con sua moglie siete stati vestiti da uno stilista gay. Perché ha scritto queste cose? Ma l'ho scritta perché, dandomi dell'omofobo, sembrerebbe quasi, attenendosi al significato della parola, che io abbia il terrore ingiustificato e irrazionale di tutti quelli che non si riconoscono nell'eterosessualità, che è una cosa totalmente assurda e non vera, non mi dà nessun fastidio. Conosco delle persone che hanno i loro specifici gusti sessuali, non me ne frega assolutamente nulla, proprio perché nel campo dei gusti e delle predilezioni ognuno fa quello che vuole, e per definizione i gusti e le predilezioni non sono disputandum. Quindi per chi pensa o dovesse pensare che io mi possa comportare come Dracula quando vedi il crocifisso, quando dovessi incontrare una persona che invece non si riconosce nell'eterosessualità, sbaglia. Ho una vita normale, sono un uomo del XXI secolo, ho avuto i miei incontri con persone omosessuali, non mi dà alcun fastidio, tutto qua. La seconda questione è quella legata, diciamo, generalmente a Paolo Econo, però lei racconta nel libro delle storie che davvero dovrebbero conoscere tutti quelli che ne parlano a casaccio. Quanta gente ha salvato nella sua vita con la pelle diversa dalla sua? Tantissima, tantissima, perché ho operato soprattutto in territori abitati da persone che non sono della nostra etnia. Quindi ho operato tantissimo in Africa, in Medio Oriente, in Asia Centrale, e quindi tutte le persone per cui operavamo e a favore di cui operavamo erano persone dalla pelle diversa, persone con le quali abbiamo combattuto insieme, abbiamo dormito insieme, abbiamo condiviso il sudore, il rischio, la paura, e quindi il dare del razzista a me è veramente un controsenso, non ha assolutamente nessuna logica. Però proprio in questi posti io mi sono reso conto quanto queste persone siano orgogliose della loro origine, della loro pelle, della loro caratteristica. Quindi il fatto di voler omologare tutti quanti in un'unica umanità che poi non rappresenta nessuno
E questo è il grande errore che facciamo in nome di un'inclusività farlocca e che non serve assolutamente a nulla. Vi presento il generale Vannacci. La sua infanzia probabilmente è stata povera. La pizza fuori casa era considerata un pranzo di gala. Eh sì. È vero questo? È vero, eravamo una famiglia di 5 persone, ho 2 fratelli, monoreddito, mio padre capitano di artiglieria contraerea e non è che fossimo poveri, ma non eravamo poveri perché ci facevamo bastare quello che c'era, e quello che c'era era poco, come tante famiglie degli anni 70, inizio anni 70. Per cui tante cose che diamo per scontate oggi, all'epoca non lo erano. La macchina non c'era, non si andava in giro in macchina. Al ristorante non ci si andava, o ci si andava una volta all'anno, ci si andava ogni 6 mesi, pizzeria da Valentino, me la ricordo ancora, a Ravenna, e si prendeva una pizza e una bibita, finito. E non si andava in vacanza, almeno noi non andavamo in vacanza, andavamo al mare, a Marina di Ravenna, perché era sul posto, ma non ci potevamo permettere il viaggio, la villeggiatura. O il viaggio quando si trasferiva papà. Il viaggio quando si trasferiva papà, aveva un 1100 Fiat di seconda o terza mano, mi ricordo che aveva ancora la panchetta al posto dei sedili davanti, però era l'automobile che veniva usata solo in caso di grande necessità. Questa era la vita di quegli anni, ma ne vado fiero, non è una cosa della quale mi vergogno nella maniera più assoluta. E questo ci fa pensare spesso che magari tutto quello che ci siamo guadagnati in questi anni e che oggi consideriamo indispensabile, forse tutto sommato non è che lo sia. Pensi che faccia faranno quelli e quelle che la definiscono una specie di patriarca quando lei scrive: era la mamma che portava i pantaloni e i gradi in casa. Sì, è vero, perché non so nelle vostre famiglie, ma io ritengo che in tantissime famiglie italiane, nonostante agli uomini piaccia definirsi macho o comunque quelli che portano i pantaloni, alla fine dei conti sia sempre la moglie quella che poi prende le decisioni importanti. Così è stato nella mia famiglia, così è stato anche nella famiglia dei miei nonni. Mio nonno addirittura di 2 secoli fa, classe 1898. Non le dico la mia. Ma le donne hanno sempre avuto un'importanza fondamentale. Tutte le decisioni più importanti che io mi ricordi, che sono state prese nell'ambito familiare, se mantenere un figlio all'università, se cambiare casa, se trasferirsi, sono sempre state prese, e l'incidenza maggiore ce l'ha avuta mia madre nelle decisioni. Quindi considerare la famiglia italiana come una famiglia patriarcale, a mio avviso, non è corretto. È una famiglia mediterranea dove il pater famiglia ha una sua funzione, ma la madre, o comunque la figura femminile, ha un'importanza fondamentale e capitale. Questo è, secondo me, la vera famiglia italiana, non ancorata al patriarcato oppressivo. Dopo Ravenna arriva a Parigi e fin da giovane fa la prima contestazione agli ambientalisti, perché viveva nella capitale francese, perché la famiglia seguì il papà militare anche lui, ed era affascinato il generale Vannacci dai viali della Senna. Sì. Tempo dopo la sindaca progressista di Parigi li chiuse e lui l'ha definita un'idiozia ambientalista. Che è il generale che prepara i motori? Sì, no, ma questo l'ho detto anche nel precedente libro. Io ho un ricordo di Parigi bellissimo, di quando siamo arrivati. Correva l'anno 1975. Parigi, io venivo da Ravenna, quindi una città della provincia, figuriamoci. Arrivare a Parigi voleva dire cambiare totalmente dimensione, città, velocità, persone. E la cosa che mi ha stupito, anche perché proprio nei giorni in cui siamo arrivati la Senna è esondata, quindi ha invaso i lungo Senna, sono proprio i Quai de la Seine, sarebbero lungo Senna, dove erano, prima che la Hidalgo intervenisse, le vie di veloce scorrimento di Parigi, quindi le vie che consentivano l'afflusso e il deflusso delle macchine, che erano tantissime sin dall'epoca, dalla città. Quindi bloccare queste arterie vuol dire congestionare la città. Parliamo della periferica? No, il periferico è quello che fa, è il GRA. Che anche quello è terribile. E anche quello è terribile, perché gli hanno messo delle limitazioni incredibili, oltre ad averlo ristretto. Ma il Quai de la Seine potrebbe essere rappresentato come da una specie di arteria che, costeggiando la Senna, taglia la città e quindi consente di passare da una parte all'altra del periferico, però passando in centro della città, e quindi consente di diramare il traffico all'interno della città. Se si chiude questa arteria centrale, il traffico impazzisce.
lo diremo a Gualtieri. No, allora la Hidalgo ha trasformato il Quai de la Seine in spiagge. Non so chi vada in spiaggia nei Quai de la Seine, sicuramente non i parigini, o ce ne vanno pochissimi, e il risultato è stato che il traffico a Parigi è adesso insostenibile. Torno ai temi che mescolano libro e attualità. Non è negando le differenze che si realizza l'integrazione. Questa è la sfida al politicamente corretto. Ma assolutamente sì. Anzi, è esaltando le differenze che si realizza l'integrazione. Perché io sono convinto, e questa convinzione forse mi deriva dal mestiere che ho fatto, no? L'incursore agisce per piccoli nuclei. Ogni persona ha la sua individualità e ha la sua importanza e ha il suo talento. Se non si riesce a sviluppare il talento di quella singola persona, l'operazione va a monte. E uguale siamo nella società, tutti noi abbiamo le nostre diversità, le nostre caratteristiche, le nostre peculiarità, i nostri talenti, le nostre ossessioni, e devono essere esaltati, perché sono tutti complementari rispetto agli altri. Se noi li appiattiamo in nome di una sorta di rifiuto della discriminazione o della differenza, beh, ci riduciamo a tanti omini rimpiazzabili, sostituibili, ma di una noia incredibile, rinunciando invece a quello che è l'estro, l'inventiva, l'iniziativa e soprattutto la diversità che fa la ricchezza. Me l'hanno strappato l'applauso, perché lei a un certo punto, prima di arrivare all'Italia di oggi, ha vissuto ovviamente quegli anni in Francia con tante esperienze, le piaceva parlare e sognare in francese. A scuola incontra Carla Bruni. Sì. E chissà quanto era bella già da allora. Era una bambina, era di un anno più avanti di me, lei è del 67, sono ero. Non ci si è fidanzato con lei? No, non mi ci sono fidanzato, eravamo troppo piccoli, però abbiamo giocato molto insieme. Per maestra ha avuto la mamma di Alessandra Martinez, ballerina. È vero anche questo, è vero anche questo, una maestra adorabile di cui tutti i bambini erano innamorati e che ci raccontava di Alessandra, sua figlia, che andava in classe con mio fratello e che già era una piccola stella dell'opera. E che quindi frequentava il bellissimo teatro francese, ci raccontava i suoi allenamenti estenuanti, le sue fatiche per ballare all'opera, e ci ha introdotto, io per la prima volta, i nomi di Nureyev e Baryshnikov li ho sentiti dalla maestra Maria Elisa Martinez. Ancora sul libro, e poi passiamo al tema del coraggio in Italia. A Parigi lei scopre che la patria non è un pensiero nazionalistico un po' ristretto, che poi colpisce. Che vuol dire? Ma la patria è quello che uno sente dentro di sé come il luogo di origine, il luogo dove tutti quanti, a prescindere dalla propria religione, dalla propria pelle, si riconoscono negli stessi ideali. E vivendo all'estero, questa idea di patria, invece di svanire, no, viene esaltata, perché pur riconoscendomi, pur apprezzando la cultura francese, mi rendevo conto che io ero diverso ed ero orgoglioso della mia diversità, e nulla poteva rappresentare meglio me stesso quanto la cultura italiana, pur apprezzando e pur essendo totalmente immerso nella cultura francese. Quindi quest'idea di patriottismo, quest'idea di attaccamento alla propria terra, alle proprie origini, alla propria cultura, forse si esalta ancora di più vivendo. Almeno questo è quello che è successo nei miei confronti. Quando infatti mi dicono, ah no, ma i giovani di oggi viaggiano tanto, l'idea di patria se la scorda, ma secondo me è sbagliato, secondo me non è così. Anzi, è proprio vivendo lontano dalla propria patria che si è sempre più attaccati ad essa e non si vede l'ora di poter tornare. Direbbe Marzullo, ci vuole più coraggio ad essere deboli o ad essere forti. Io lo dico perché lei è rimasto affascinato, e la dimostrazione è che il libro l'ho letto tutto, da una vignetta della rana e della cicogna. Ce la racconta? Sì, Never Ever Give Up. Iniziando il mestiere di incursore si fanno dei corsi dove, insomma, sono dei corsi duri, veramente duri, ma non duri presi a piccoli pezzi, non è la singola attività che sia dura, è tutta la continuità, no? E questi corsi portano al limite della sopportazione delle persone, al limite della resistenza. E allora bisogna insegnare sempre a non mollare mai, a non cedere, a resistere, anche quando tutto sembra perso, anche quando tutto sembra finito. C'è sempre la speranza di riuscire in quello che si vuole raggiungere.
E quindi c'era questa vignetta della cicogna che si mangia la rana. La rana è nella gola della cicogna, però tira fuori le zampe e strozza la cicogna. E quindi la cicogna non ce la fa a ingoiare la rana. Molto coraggiosa. E certo, è coraggiosa, ma soprattutto è determinata, non si fa ingoiare. Sino alla fine lotta per non farsi ingoiare. E c'era scritto never ever give up, non mollare mai. E questa è una bella filosofia. Allora, vediamo questa Italia. Perché bisogna essere coraggiosi per poter parlare persino all'università? È successo a Daniele Capezzone, a David Parenzo e addirittura a Papa Ratzinger. Ma perché è un mondo al contrario, perché in un mondo democratico, libero e civile non ci dovrebbe essere bisogno dei cordoni di polizia, delle forze dell'ordine pubblico per parlare di un libro o per esprimere le proprie opinioni. Nel Tempio della Libertà. Nel Tempio della Libertà, che è proprio il luogo dello studio, il luogo del confronto, il luogo dell'argomentazione. E invece ci siamo ridotti proprio a questo. E non è solamente il problema di personaggi come Papa Ratzinger o come un conduttore Parenzo, ma è anche il problema del sottoscritto. E anche il problema di tantissime altre persone che in qualche maniera non vengono messi nelle condizioni di poter esprimere. Cioè, se lei va all'università non ci sono rose e fiori. Ma no, non ci sono mai stati, ci sono manifestazioni, ci sono cartelli, non so per quale motivo sventano le bandiere della Palestina, non so che cosa ci azzecchino, però succede anche quando manifestano contro il mio libro. E poi la censura è cambiata, perché mentre una volta la censura era fisica, no, censurare qualcuno voleva dire mettergli un bavaglio, cancellare con l'inchiostro quello che aveva scritto. Adesso invece la censura è diventata morale e quindi si tende a denigrare la persona che deve parlare in modo tale che anche se a lui è consentito parlare, le parole che esprime diventano inutili perché la persona è stata in qualche modo esclusa. Gli si dà del putinista, del fascista, dell'omofobo. Adesso l'ultima tendenza che continuano a chiedermi, mi dilungo un attimo su questa perché ci tengo, me l'hanno chiesta anche ieri sera, è la certificazione ISO 9001, la certificazione di qualità. Adesso praticamente per esprimere le proprie opinioni bisogna prima dichiararsi antifascista e poi ci si può mettere a parlare, perché se uno non si dichiara antifascista non può parlare, non può partecipare, non può parlare. Allora io avviso tutti quelli che in futuro me lo vorranno chiedere che io la certificazione ISO 9001 non la voglio esporre e quindi non mi dichiarerò, ritengo che non sia richiesto, che non sia opportuno. La legge proibisce la ricostituzione del partito fascista e ci atteniamo a quello che prevede la legge, non andiamo. Il generale prepara i motori, dicevo. Allora, ci sono leader coraggiosi nella politica italiana? Ma credo di sì, credo che il coraggio faccia parte un po' di ognuno di noi, dipende come uno lo vuole esprimere, dipende quanto lo vuole tirare fuori. Poi ci sono vari tipi di coraggio. C'è il coraggio del forte, che è sempre consapevole di quello che sta facendo e domina la paura, e c'è il coraggio del disperato, che poi, non sapendo più cosa fare, cerca di portare a casa la pelle in qualche maniera. Quindi il coraggio sicuramente è un qualche cosa che appartiene a tutti noi, poi dipende come lo manifestiamo e come lo tiriamo. Non farò mai nomi e cognomi. Non farò mai nomi e cognomi. Però uno lo possiamo fare, uno coraggiosissimo. Che fa, se ne va? No, no, prende no. Mi si è seccata la gola. Non fugga. Uno coraggiosissimo fu Silvio Berlusconi. Sicuramente. Ecco, le chiedo, che ricordo ne ha storicamente, e se ha anche avuto mai il privilegio di incontrarlo. Allora, non ho mai incontrato di persona, o meglio, l'ho incontrato di sfuggita. Lui scendeva dalla macchina, io ero là vicino, e quindi non ho avuto il modo di interfacciarmi con lui, quindi no, non l'ho conosciuto, però insomma si può dire tranquillamente che il presidente Berlusconi è stato in qualche modo, soprattutto nei primi anni della sua vita, è stato un po' come Re Mida, qualsiasi cosa toccasse diventava oro, un imprenditore di successo, ha messo su un impero cinematografico e televisivo impressionante, direttore, presidente di una squadra sportiva che anche là ha cominciato a vincere quando lui l'ha preso in mano, quindi una vita sicuramente coronata dal successo. E poi ha avuto un grandissimo coraggio, perché dall'oggi all'indomani è sceso in politica come se nulla fosse, e in pochi mesi
Sempre negandolo. Sempre negandolo. Chi mi ricorda? E in pochi mesi ha messo su una realtà politica che poi, volente o nolente, per 20 anni ha caratterizzato la vita del nostro paese. Come uomo politico ha avuto le sue luci e le sue ombre. Però sicuramente tra le luci, non voglio parlare delle ombre perché non voglio criticare una persona recentemente scomparsa, però tra le luci sicuramente ci possiamo ricordare la stretta di mano tra Putin e Bush a Pratica di Mare. Io credo che mai l'Italia abbia avuto un'influenza internazionale così alta come in quei giorni. Poi è chiaro che durante il suo periodo politico ci sono state le ombre, ci sono state le critiche tra i conflitti di interesse, tra tante altre questioni. Però è innegabile dire che è un uomo che ha caratterizzato per più di 25 anni la vita politica e per altrettanti anni la vita economica di questo paese. È coraggiosa la stampa italiana? Anche qua penso che ci sia una stampa coraggiosa e penso che ci sia una stampa molto meno coraggiosa, che si adegua, che fa un po' da bandiera, e soprattutto penso che ci sia una stampa molto inventiva, perché io ogni volta mi accorgo che i giornalisti ne sanno più di me, no? Sanno se mi presento, sanno cosa faccio, sanno cosa dico, sanno a che cosa ho pensato, sanno che cosa fanno i miei amici, o almeno suppongono di sapere. E sai che Flavio, i giornalisti, quelli inventori, sognano che lei si candida per fare tanti di quei titoli incredibili. Ma infatti io lo dico sempre, lo scoop non ve lo faccio fare. Senta, è la magistratura, è coraggiosa o è al servizio di qualcuno? Lei lo sa che io non esprimo giudizi sulle istituzioni repubblicane e quindi non lo esprimo neanche sulla magistratura. La magistratura è un'istituzione importantissima di questa nostra Italia, fa il suo lavoro, e meno male che c'è la magistratura. Non dico altro. Avrei un'obiezione personale, diciamo. Ma io lo sa che io non posso esprimere giudizi. No, a me è capitato l'altro giorno di risultare assolto dopo 20 anni dalla Corte dei Conti per una delibera. Ci fosse stato un giornale che l'ha scritto, allora. Allora, il finanziere che spiava per fabbricare dossier, e quello non è un'istituzione, era da solo, coraggioso o servitore di una causa altrui? No, non lo so, perché ho seguito la questione in maniera non approfondita, quindi per esprimere dei pareri bisogna conoscere cosa è successo, quali sono le premesse, come operavano. Una cosa è certa, che scoprire che in un paese libero democratico come l'Italia ci sia un caso di schedatura e dossieraggio così esteso, perché si parla di 30.000 file, quindi non di uno o due, si parla di 30.000 file che sono venuti fuori, è abbastanza, direi, quasi angosciante, quasi una cosa da regime nordcoreano. Infatti è il dato che ha diffuso Cantone. Come lei l'associano sempre all'Europa, ormai è il suo destino per almeno quasi un anno, quanto coraggio ci vuole, soprattutto faccia tosta, per sostenere ancora la von der Leyen in Europa? Qua sta uscendo fuori l'animo giornalista di Francesco Storace. Servizio. Perché no, anche su questo aspetto non mi esprimo, perché sarebbe un'espressione politica che non voglio avere. E sull'Europa io dico quello che ho detto l'altro giorno. L'Europa secondo me è un problema. Ha un problema, ma nei confronti dei propri cittadini, e se risolvesse questo problema credo che risolverebbe in maniera successiva e conseguenziale molti altri problemi. Il problema dell'Europa è che non riesce a suscitare in ognuno di noi un sentimento di appartenenza quali cittadini europei. Io vorrei chiedere a quanti di voi si sentono europei piuttosto che italiani, quanti di voi sarebbero, se non felici, disposti a mandare il proprio figlio a morire per l'Europa. Allora, se questo discorso lo facciamo per l'Italia, sono il primo a dire che io sarei disposto a mandarlo, ma per l'Europa sinceramente sono un po' freddo. Quindi fin tanto che l'Europa non riuscirà a suscitare nei propri abitanti, nei propri cittadini, un sentimento di appartenenza così forte da indurci a pensare di essere effettivamente cittadini europei, io penso che il resto dei problemi siano abbastanza secondari. E meno male che non può rispondere.
scelta. No, non mi dilungo sulle politiche, è solo una questione proprio di sentimento identitario e di appartenenza. È più coraggioso e quindi vincente, secondo lei, Trump o Biden? A ridaglie con i sapere. Allora, qua io risponderei solo per una questione, solo non voglio fare commenti sulle politiche di uno e sulle politiche dell'altro, però mi sembra solamente che uno abbia dei problemi fisici probabilmente, e l'altro forse un pochettino più in forma per poter affrontare la carica di Presidente della Repubblica, quindi mi limito a dire questo. Non ha capito nessuno. No, la senilità di Biden penso che sia una cosa abbastanza... No, appunto, dico, non l'ha capito nessuno, ha fatto un referendum. Ma qui non voglio esprimermi nei confronti né dei democratici né dei repubblicani, mi esprimo sulle due persone. Allora, andiamo a un'altra cosa alla quale siamo molto più legati. Quanto coraggio ci vuole oggi a difendere Israele contro Hamas e derivati? Cioè, ci vuole coraggio essere ebrei in Italia? Ci vuole coraggio a essere ebrei, ma questo da sempre. Ci vuole coraggio a essere ebrei perché purtroppo gli ebrei sono stati caratterizzati da una persecuzione perenne e andare fieri e dire in faccia a tutti che uno è di religione ebraica e che difende lo Stato di Israele, che comunque è una cosa che richiede sicuramente coraggio. Insomma, mi hanno fatto commentare l'altro giorno l'immagine di quella donna israeliana che era andata a manifestare durante la manifestazione dell'8 marzo ed è stata cacciata per il semplice fatto di essere israeliana. Allora, quando si festeggia o si celebra la giornata internazionale della donna, a mio avviso si celebrano tutte le donne, a prescindere dalla nazionalità di appartenenza, dal ceto sociale, dal censo, dal colore della pelle, e non ci possiamo invece, non possiamo strumentalizzare una festa per ottenere dei risultati che sono diversi da quelli. Israele è uno Stato e come Stato ha il diritto di esistere, ha il diritto di essere libero, ha il diritto di governarsi, e quello che è successo il 7 ottobre lo sappiamo tutti, quello che è successo prima lo sappiamo tutti, le guerre arabo-israeliane sono iniziate nel 48 e non sono ancora terminate, non voglio nascondere le problematiche che ci sono in quel settore geopolitico del mondo, però sicuramente per essere ebrei oggi ci vuole coraggio come ce ne voleva anche qualche anno fa. È coraggio quello del Papa che chiede all'Ucraina di sventolare bandiera bianca? Ma il Papa fa il lavoro del Papa e quindi penso che non possa chiedere altro che un ritorno più immediato alla pace. E chiedere di sventolare bandiera bianca è una richiesta forte, non c'è dubbio. Però ripeto, il Papa credo che stia facendo il suo lavoro nel cercare di trovare la soluzione più pragmatica, veloce ed efficace per raggiungere la pace. Senta, sua moglie Camelia, le ha mai detto di darsi una calmata? Tante volte. Poi mia moglie... E quindi vincerà la famiglia o l'esercito? Ma in genere, come in tante famiglie che conosco, ce l'ha sempre vinta la moglie. Anche se devo dire che Camelia mi ha sempre assecondato. Però sì, me lo dice spesso, mi ricorda sempre che ho una famiglia, che ho delle figlie, che devo essere più presente, che devo essere più... non solo più presente, ma anche non solo fisicamente, ma anche con la testa e con lo spirito. E quindi quanto sì. È bello quel passaggio sulla nascita della seconda figlia, sì. Stava lontano. Lei ha scritto, e arrivo alla fine, che è bastato un militare per vaccinare tutta Italia contro il Covid. Ma voi siete la soluzione? Ma non lo lo so. Chiedo con riferimento alla democrazia. Non lo so se siamo la soluzione. Una cosa è vera, e là mi riferivo chiaramente a quando il generale Figliuolo è stato nominato commissario per il Covid. No, effettivamente siamo passati da delle soluzioni che a me sembravano fantascientifiche, no? Ve lo ricordate le primule? Bisognava fare le primule per vaccinare gli italiani. Ve li ricordate i banchini a rotelle? Cioè, anche sembrano veramente... Che non c'entravano assolutamente nulla con l'obiettivo che era quello di vaccinare la popolazione. Poi è stato dato l'incarico a una persona probabilmente pragmatica, probabilmente connessa con quello che era l'obiettivo da raggiungere, nessuno può dire che questo obiettivo non sia stato raggiunto con efficacia e con efficienza. La soluzione in una democrazia non possono essere i militari. Non possono essere i militari. I militari svolgono un'altra funzione. Allora, se si vuole in qualche modo importare nel mondo civile quello che è il pragmatismo
e l'efficienza e l'efficacia dei militari, beh, bisogna forse adeguare le scuole che formano i politici, che formano gli economisti, che formano i sociologi. Però ritengo che in una democrazia non si può fare appello ai militari per svolgere quelle funzioni che invece devono essere svolte dai politici, dagli economisti, dagli ingegneri, dai sociologi. Quindi questo dovrebbe, così dovrebbe funzionare il mondo. L'ultima domanda si riferisce a quella che le ha fatto una giornalista TV, perché lei scrive e dice più volte che l'ignoto l'affascina come un fanciullo. Secondo me questo vuol dire già la risposta alla domanda che le fanno tutti i giorni. E quella giornalista TV le ha chiesto: lo raddrizza lei questo mondo? De Gaulle direbbe vasto programma. Quindi no, non credo che io possa raddrizzare il mondo, però credo che insieme tutti quanti, visto che siete qua in tanti ad ascoltare. Non c'è nessuno, vedi? E credo che se siete venuti qua è perché qua un po' di voglia di raddrizzare il mondo ce l'avete. Credo che insieme tutti quanti, se non altro si possa iniziare a cercare di avere un mondo dritto, un mondo che non si faccia dominare da dei pensieri strani, da questa ideologia woke, dalla necessità di cancellare la nostra cultura, la nostra identità, le nostre radici, le nostre tradizioni. Il mondo è quello che ci hanno dato i nostri avi, i nostri nonni, i nostri parenti, e lo dobbiamo preservare com'è e renderlo possibilmente migliore. Questo è il nostro scopo nella vita, credo. Ecco, ogni buon libro ha una conclusione. Io la farei con 10 righe. Il volto di questo signore lo hanno conosciuto in Somalia, al confine con l'Etiopia, Yemen e Gibuti, Kenya e Ruanda, Costa d'Avorio, Libia, Afghanistan, Bosnia-Herzegovina e i Balcani, la Romania, l'Iraq e Mosca, su mandato dell'Italia, non a gentile richiesta, dove ha toccato con mano la forza dell'identità italiana e anche di quella russa. Non faceva il turista, ma il soldato per la patria. Vannacci conosce l'italiano, il francese, l'inglese, il romano, lo spagnolo, il portoghese, e a differenza di tanti politici non le parla tutte insieme. Non può essere razzista. Spero che il ministro Crosetto legga questo suo libro e scopra che il generale Vannacci non è un pericoloso se sovversivo, va premiato e non punito. C'è qualche domanda? Nome, cognome e numero di matricola. Buongiorno, buonasera. Massimiliano Zetti, segretario generale del nuovo sindacato operativo. Ah. Allora, mi sembra di aver letto che lei si è iscritto recentemente al Siamo Esercito, se non sbaglio, giusto? Ecco, non le chiedo un giudizio sul generale Marco Bertolini, che immagino conosca, forse sì, forse no, non lo so. È stato mio comandante. Perfetto, non le chiedo un giudizio sul suo ex comandante, ma le chiedo un giudizio sull'affermazione che fece Bertolini a marzo 2019. Di lì a poco poi si candidò alle europee contro l'Italia. Il generale Bertolini disse che stava per diffondersi all'interno delle forze armate la metastasi della sindacalizzazione. Mi dica pure cosa pensa di questa frase, non le chiedo un giudizio su Bertolini. No, grazie. Però io la ringrazio, grazie, la ringrazio di essere intervenuto, però questa è una presentazione di un libro e questa domanda è totalmente fuori tema. Poi se vuole ne parliamo in separata sede, va bene? Non forlaneggiare. Grazie. Chi è altro aveva chiesto, alzato la mano? No, li ha freddati, quindi grazie. Eccoli. Buonasera, generale. Buonasera. Lei ha parlato... Nome e cognome. Eric Panzarone. Lei ha parlato giustamente delle differenze e facendo riferimento più volte alla democrazia. Non crede che però la base stessa della democrazia sia avere proprio le medesime, quantomeno simili, basi culturali ed etiche per avere luogo? Perché nel momento in cui da un lato abbiamo una civiltà più evoluta e dall'altro lato c'è uno scontro, appunto parlando
Sì, guardi, le due cose secondo me vanno di pari passo, no? L'ho detto prima, che cos'è la patria? La patria è quel luogo ben circoscritto e individuato dai confini che qualcuno vorrebbe togliere, poi mi spiegheranno questi che li vogliono togliere come facciamo a riconoscere la patria una volta che non ci sono più i confini, all'interno del quale, a prescindere da colore della pelle, religione, credo politico e qualsiasi altro fattore personale, tutti si riconoscono nei medesimi ideali e nei medesimi principi e tutti si stringono attorno ad essi. E quindi se questa patria ha una condotta democratica, veniamo a quello che dice lei, c'è una uniformità, c'è un'aderenza ai principi della Costituzione, della Repubblica e di tutto quello che lei dice, del vivere comune, delle prassi, delle leggi. E questo è quello che, a mio avviso, rende quasi antitetiche le definizioni di patria e di società multiculturale. Perché la società multiculturale si identifica come quel luogo geografico dove, invece di stringerci tutti intorno agli stessi principi e agli stessi ideali, ogni gruppo culturale ha i suoi principi e i suoi ideali. Quindi è questa la difficoltà, secondo me, nel realizzare il modello multiculturale. E credo di averle risposto. E non c'è dubbio che all'interno della stessa nazione i principi fondanti, le idee fondanti della nazione stessa devono essere le stesse. Poi le diversità sono una ricchezza, sempre quando però non vanno a mutare quegli ideali e principi fondamentali ai quali tutti ci stringiamo. Quelle sono la vera ricchezza, quelle sono quelle caratteristiche che ci portano a elaborare in una connotazione sempre più positiva questo sentimento. E ne sono assolutamente convinto, ne sono assolutamente certo. E la nostra storia, se lei ci fa caso, a partire da 3.000 anni fa, è caratterizzata sempre dall'accettazione di persone che vengono da altri posti, ma che però si identificano in quegli ideali e in quella cultura che offre il paese ospite e la arricchiscono. Questo è il mio applauso. Prego. Quanti anni è stato all'estero? Quanti anni? È stato. All'estero? Per metà carriera, almeno 20 anni. Complimenti. Comunque ho fatto anche il corso e quindi ho conosciuto molto bene l'immigrazione italiana, in Argentina, negli Stati Uniti. Soltanto che poi, quando uno si sente, e quindi l'amore di patria, anche lei, come me, avendo servito lo Stato italiano, l'ha sentito, l'orgoglio di essere italiano, a volte mi adesso io sono in pensione, a volte viene un po' meno, perché ci si domanda, ma qual è il margine di manovra dell'Italia? Cioè, uno si sente, ahimè, colonizzato, quando pensa che, questo l'avrà pensato forse, non voglio mettere in imbarazzo, anche lei quando ha fatto il militare, ma facciamo veramente gli ambasciatori per l'Italia o facciamo gli ambasciatori o i generali per un altro paese? Noi abbiamo più di 100 ordigni atomici, giusto, nel territorio italiano. Siamo veramente un paese indipendente e non siamo qua. Bravo. La ringrazio, ambasciatore. Grazie per la sua testimonianza, ambasciatore. Parla la RAI, l'uno più c'è. Ma guardi, anche questa è una domanda che c'entra poco col libro, le rispondo da libero cittadino, insomma, ma penso che ci sia un disinnamoramento della gente nei confronti della politica stessa, ma dico una banalità, no? Perché la gente non va a votare? Perché pensa che andare a votare sia inutile e commette un grave errore, perché non andare a votare non è che rende il voto inutile, no, ma delega a chi va a votare le decisioni che verranno prese, e questo è l'aspetto più pericoloso. Per cui chi non va a votare è il primo che non può lamentarsi quando la situazione va male.
Esatto, esattamente l'antitesi della democrazia. La democrazia che ci siamo guadagnati con centinaia di anni di lotte viene a essere smontata da questo assenteismo al voto, perché poi le decisioni, invece che prenderle il popolo intero, le prende forse la minoranza che va a votare e che forse non rappresenta neanche tutta la popolazione. Ma la colpa non è di chi va a votare, ma di chi non ci va, che poi però non si può lamentare. Ora diamo la parola a un altro interlocutore, il titolo è sempre "Il generale scalda i motori". No, allora anche questa è una domanda che c'entra poco col libro, però cerco di dare una risposta. Generale, però non tutti hanno già letto il libro. Va bene. Ma è chiaro che nel nostro paese gli interessi nazionali esistono e ci sono anche dei documenti nei quali vengono riportati, quindi non si può dire che non ci siano. Bisogna vedere quanto si riesce a perseguire questi interessi nazionali. Peraltro, tra le altre cose, vorrei dire che la nostra, non sono io a doverlo dire, però chiunque abbia letto qualche cosa sa benissimo che noi siamo, comunque facciamo parte di alleanze e di unioni che comunque influenzano quelli che sono i nostri interessi nazionali. Mi fermo qua perché proprio non è un argomento che riguarda quello che c'è. C'è un pericoloso cronista che vuole fare una domanda. Poi abbiamo un ambasciatore qua che potrebbe rispondere molto meglio di me. Un foglio. Su cosa? Su che? No, ma il foglio è fatto così. Il coraggio vince. Libro di 230 pagine che non parla né di Matteo Salvini né di Giorgio Meloni. Però, come si dice, c'è tra i tanti diritti degli italiani c'è anche quello di provarci. Certo. Allora, siete stati grandi, pazienti, grazie a tutti, il generale è pronto alla firma, giusto? Grazie mille, grazie, fantastico.